Prima Radio. Voglio salutare subito il direttore Massimiliano Cascina. Buongiorno, direttore. Buongiorno. E allora, parliamo ovviamente di Endofap Donorione, che è lo storico istituto di formazione professionale di Palermo, che ha 60 anni di attività. Intanto complimenti e auguri. Sono 60 anni, è molto importante. Io non c'ero allora, comunque va bene, grazie. Se li prenda però questi complimenti e soprattutto questi auguri, perché ne fa, come dire, di esperienza una cosa molto importante. Ha formato in passato migliaia di ragazzi e hanno così trovato lavoro. Insieme c'è anche la professoressa Sabrina Zito. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui proprio per, caro direttore, parlare di questa realtà che, per chi non la conoscesse, dà un'opportunità molto importante ai ragazzi. Prego. Sì, noi facciamo, il nostro cavallo di battaglia sono i percorsi triennali IFP, che formano i ragazzi che escono dalla scuola media, soprattutto nel settore dell'industria. Quindi, oltre ai famosissimi e purtroppo inflazionati corsi di ristorazione, benessere e via discorrendo, noi facciamo soprattutto saldatura, facciamo impiantista, facciamo riparatore di veicoli a motore, quindi meccanici di auto e moto. Questo è quello che noi soprattutto puntiamo a realizzare. Abbiamo accordi con aziende leader, forniamo manovalanza alla vicinissima Fincantieri, e la cronaca lo dice. Stiamo cercando di lavorare implementando didattica nuova, innovativa, fatta su compiti di realtà. Ma è chiaro che il talento dei nostri ragazzi è nelle mani, e quindi il divertimento, la voglia di fare e di stare, anche se purtroppo in questo momento la didattica a distanza in parte ci penalizza. Assolutamente sì, direi proprio sì, prof. Sabrina, sappiamo stiamo vivendo un periodo e non possiamo non parlarne, nel senso che, come diceva il direttore, la didattica in presenza è fondamentale per un percorso come quello vostro, ma come chi si occupa proprio di questo settore. Riuscire a distanza a mantenere uniti e concentrati non è facile. Sì, è vero, non è facile, però noi abbiamo già un'esperienza, ahimè, perché appunto, come sappiamo, dal lockdown di marzo noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle e anche sulla pelle dei ragazzi che cosa significa fare DAD. Anzi, specifico per noi è FAD, perché per noi è formazione a distanza. Però devo dire che la buona volontà dei ragazzi e l'esperienza dei nostri docenti è riuscita assolutamente a fondere questa distanza, a eliminarla. Così anche, tanto per farvi un esempio, poco fa il direttore parlava dei corsi di estetica. Bene, ci sono dei ragazzi di primo anno che l'anno scorso hanno imparato a truccare a distanza. Se non è bravura degli insegnanti e anche dei ragazzi stessi. Quindi volere e potere, ci siamo riusciti e continueremo appunto in questa direzione. Perfetto, vi ricordo subito che c'è un sito di riferimento, anzi intanto c'è il numero, che è lo 091 544 4534, ripeto 091 544 4534, oppure il fatto di venirvi a trovare in via Ammiraglio Rizzo 68 a Palermo. Quando possiamo venire? Diciamo, quando possiamo, direttore, dico, questo è un messaggio adesso in base anche ai DPCM, alle restrizioni, il fatto di venirvi a trovare per avere informazioni è possibile, direttore? Allora, è possibile, perché la segreteria comunque riceve, per cui chi ha necessità di avere supporto informatico, perché in questo momento l'iscrizione si fa in online, endofapsicilia.com. perfetto, ma si dovrebbe fare anche attraverso il sito del MIUR e chiedere proprio espressamente la nostra scuola, per cui noi possiamo dare supporto informatico, aiuto, come già stiamo facendo. Bene, allora tra poco la vogliamo salutare, intanto un'altra prof che è qua, Rosetta Tuè, ovviamente si mantengono le distanze, diciamo, per chi naturalmente sente del movimento, ma siamo, sì, con mascherine e con distanziamento che manteniamo.
Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Lei nel caso specifico si occupa? Io insegno materie letterarie, italiano, che storia. Che colpa al cuore che mi sta arrivando. Perché mi ricordo i miei tempi qui. No, ma io sono un'insegnante un poco particolare. No, vabbè, il suo sorriso incoraggia. Sì. Solitamente riesco a non annoiare i ragazzi, almeno penso. Ecco, perché i ragazzi dovrebbero iniziare un percorso con voi e anche con lei? Allora, con noi. Noi perché sicuramente offriamo una didattica alternativa, come diceva poco fa il nostro direttore, per compiti di realtà. Cioè, che cosa significa? Che i ragazzi hanno la possibilità intanto di mettere in campo quelli che sono i loro talenti e quindi di creare realmente dei prodotti reali. E poi i nostri laboratori, che sono il nostro punto di forza, laboratori attrezzati con materiali, con docenti preparati che davvero trasmettono la professione ai loro ragazzi, perché sono dei professionisti. Ricordiamo che il kit didattico è gratuito, ci sono degli stage in aziende convenzionate, come diceva il direttore, l'inserimento nel mondo del lavoro è con Erasmus Plus, fino a 6 mesi di tirocinio gratis all'estero. Ho letto Plus, se va bene così, perché Plus no, però è plus. Ma siccome dico plus mi dicono plus, però direttore, prego, si avvicini, mi richiami all'ordine. Però insomma, comunque Erasmus Plus fino a 6 mesi di tirocinio gratis all'estero. Esatto. E allora mi dica. Sì, assolutamente. Noi abbiamo rapporti con il nostro EndoFap nazionale, che ci permette di poter implementare questa attività. Quindi purtroppo con causa lockdown ancora non l'abbiamo potuta avviare. Però sono in preventivo, perché prima o poi si ritorna. Certo, normale, no? assolutamente sì. Siamo in attesa di poter attivare questi tirocini. È chiaro che saranno le eccellenze della scuola che potranno avere questa opportunità. Benissimo, allora io vi ringrazio, grazie al direttore Massimiliano Cascina, avremo modo di sentirci, grazie alla professoressa Rosetta Tuè, grazie a Sabrina Zito. Vi ricordo, per informazioni cerca su social EndoFap Sicilia Donorione, chiamalo 091 54 45 34, ripeto 091 54 45 34. Questo è naturalmente l'obiettivo, quello di iscrivervi entro il 25 di gennaio, mi raccomando. Prima Radio.